Nazionale Vesuviano per archeologia e le scienze umane di Castellammare di Stabia ci parla il dottor Antonino Falcorusso. Sorrento Street Food, evento gastronomico, ci parla il proprietario del ristorante Camera Cucina e l'inviato Raffaele Mazzarella ci anticipa il suo programma culinario Cucina con Raffo Baffo. Ci complimentiamo con voi perché adesso e recentemente ho avuto modo di vedere sia nella villa di Ariane che quella di Sabi il ripristino in situ degli affreschi staccati, anche se sono delle copie, ha una sua importanza. Questa la collina di Hollywood, la nostra, la Hollywood pompeana, perché era abitata da persone facoltose e si parla di abitazioni da 140.000 metri e non della città di Pompei. Quella era la città. È la collina hollywoodiana, è vero? Me lo confermate, direttore? Lo confermo in pieno dalla qualità degli affreschi, durante il restauro di alcuni di questi affreschi, dalla qualità dei prodotti che hanno usato all'epoca gli artisti per realizzare questi affreschi, dalla qualità degli oggetti mobili, dei vetri, dei bronzi, delle terrecotte. Parliamo addirittura qualche volta di pezzi unici, non presenti, questo bisogna dirlo, nella città di Pompei. Questo, un giorno mi auguro di avere la possibilità di poter dimostrare alla comunità scientifica che i pezzi delle ville stabiane sono unici al mondo. Questo si possono spiegare in molti modi, solo andando nei particolari e spiegando le tecniche costruttive dell'epoca, perché guardate, se non si analizzano, è come un malato, si fa l'attacco per poter dare la cura. Se noi non abbiamo la conoscenza profonda dei materiali usati, non possiamo intervenire sulla loro conservazione. Infatti abbiamo goduto di quei meravigliosi leoni di Stabia, di cui in maniera quasi di altissima comunicazione e pregiatissimo layout ci hai fatto vedere lo stampo, la costruzione, e ci siamo emozionati davanti ai leoni di Stabia. Però noi aspettiamo sempre di emozionarci davanti ai leoni di Donna Paola Zancani Montuori. Dalla fantastica location Camera e Cucina a Sorrento, un importantissimo evento tutto devoluto alla Caritas. Abbiamo qui uno dei proprietari del ristorante, e se ci può parlare di questo importantissimo evento. È uno dei tanti eventi che Camera e Cucina organizza durante la settimana. Questa volta abbiamo voluto organizzare un evento partendo, aiutando chi ha bisogno, partendo da un cibo povero, il cibo da strada, lo street food, così l'abbiamo chiamato. Abbiamo fatto incontrare tre grandi pizzaioli napoletani, Coccia, Di Matteo e Sorbillo, ambasciatori della pizza ormai in tutto il mondo, l'hanno esportata loro, per farci la pizza in molti modi, la pizza fritta per antonomasia, che è la più semplice e la più saporita. Siamo riusciti nell'intento perché, come avete visto, parecchie persone sono venute, sono intervenute, anche da fuori Sorrento ovviamente, e l'incasso sarà devoluto alla Caritas di Sorrento. Domani mattina alle 10 sarà consegnato al Vescovo di Sorrento il ricavato della serata. Perfetto, fantastica iniziativa dal nome Street Food, come dal vostro slogan O cibo e mesa via. È una cosa importantissima anche soprattutto di questi tempi, con la Caritas è molto importante aiutare i bisognosi, aiutare chi sta in mezzo alla strada. Grazie mille. Per conclusione voglio presentare un fantastico evento importantissimo di Positano News, una puntata esclusiva natalizia, appunto su tema natalizio gastronomico, la puntata di Cucina con Raffo Baffo, il mio programma che è stato la scorsa stagione su TV Sorrento Web. Vi invitiamo anche negli studi di TV Sorrento, siamo felicissimi di ospitarvi e speriamo che andrà avanti con enorme successo come è stata la scorsa stagione su TV Sorrento Web anche con Positano News. Grazie mille. Grazie.